8 maggio. Dimenticando le cose che stanno dietro, corro verso la meta. Filippesi 3:13-14. Dove sei diretto? Si racconta che un noto senatore americano, trovandosi su un treno partito da New York City, non riuscisse a trovare il biglietto. «Devo trovarlo», bisbigliò. Il controllore lo rassicurò dicendo: «Non si preoccupi, so che il biglietto ce l'ha. È sufficiente che lo spedisca alle ferrovie quando lo trova». «Non è questo che mi preoccupa, devo trovarlo per sapere dove sto andando», rispose il senatore. La certezza della remissione dei peccati non è presunzione umana, bensì una affermazione biblica che rende onore alla perfetta opera di Cristo e alla fedeltà di Dio. Tuttavia, se non viene accompagnata da un'adeguata preparazione per la gloria celeste, può degenerare in una illusione religiosa. Gesù ci ha acquistato una redenzione eterna, ma possiamo dimenticare dove stiamo andando, se non ci fermiamo a considerare con regolarità i principi della parola di Dio. Acquietati dagli insani indugi della coscienza. Potremmo smarrire la via della giustizia dopo essere stati giustificati da Cristo. Oggi la nostra condotta conferma la nostra meta. Signore, ricordaci sempre dove siamo diretti. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.